Ci troviamo all'Istituto Vismara di San Bassano, nel Cremonese, perché si tiene, come da tradizione, la festa dell'ospite. Siamo in compagnia della direttrice, la dottoressa Ventura. Direttrice, una domenica davvero ben riuscita, tantissime persone e soprattutto la felicità degli ospiti. La felicità degli ospiti, lo dicevamo prima sul palco con il Presidente, la felicità degli ospiti di essere insieme ai propri parenti, di vivere una giornata diversa, ma che io sollecitavo tutti quanti di renderla quasi quotidianità, perché l'essere insieme, parenti, volontari, la musica, la danza, sono tutti elementi che rendono la vita piacevole e ovviamente anche per le persone che sono qui è un momento molto gradevole, molto atteso. Abbiamo visto anche delle bancarelle, di cosa si tratta? Sì, appunto, le bancarelle abbiamo voluto coinvolgere ovviamente anche parenti ma anche i dipendenti che leggano questo luogo di lavoro non solo come luogo di lavoro ma anche come luogo dove poter esibire le proprie passioni. E quindi hanno portato le cose che hanno fatto, ma non ci sono solo loro, ci sono anche gli ospiti che con gli atelier che fanno con l'animazione possono esprimere anche tutte le loro capacità che durante l'anno riescono a fare anche qui in fondazione perché è la loro casa, il concetto è proprio questo. E siamo ora con Dennis Spingardi, che è consigliere d'amministrazione della Fondazione Vismara. Qual è il senso di questa mostra? Il senso di questa mostra è che è inserita in un progetto che ormai è una tradizione così consolidata, che è la festa dell'ospite. Quindi solitamente con la festa dell'ospite presentiamo mostre d'arte o mostre fotografiche. Quest'anno abbiamo l'onore di presentare questa mostra importantissima, secondo me, di un apprezzatissimo, tra l'altro, artista cremonese, una retrospettiva, no? Che ritrae il nostro paesaggio padano, quel paesaggio padano fatto di fiori, fatto di fiumi, di bodri, di lanche, così bello e significativo e che riflette proprio l'identità del nostro territorio. Quindi la bellezza della natura decantata nei colori. Sicuramente, decantata nei colori e anche perché noi stiamo come Fondazione Vismara portando avanti un progetto per quanto concerne la qualità della vita. Quando parliamo di qualità della vita per i nostri ospiti non è solo qualità della vita dal punto di vista sanitario perché vivono in una situazione di fragilità, ma da un punto di vista emotivo, psicologico, culturale e anche ambientale. Quindi abbiamo messo in campo tante azioni per migliorare la loro qualità della vita e per offrire nuove opportunità anche di espressione, di accostarsi a un'opera d'arte, perché l'opera d'arte può suscitare in questo caso i fiori, l'ambiente padano, stati d'animo, emozioni del passato e recuperare quelle risorse che l'anziano ha, ma con lo svolgersi del ciclo vitale della vita vengono meno, ma che però noi dobbiamo riattivare.